No, grazie, già svelerei in realtà l'andamento della giornata, ma insomma in questo dibattito vogliamo affrontare in maniera serena, obiettiva, attenta molti aspetti, appunto, aspetti dell'Enasarco, aspetti che coinvolgono tutti, non coinvolgono soltanto le categorie interessate, perché quando parliamo di pensioni, quando parliamo di lavoro, quando parliamo di casa, quando parliamo di un caleidoscopio della realtà quotidiana è una cosa che naturalmente investe tutti quanti noi. Quindi, insomma, cercheremo di affrontare, spero nel modo migliore e nel modo più esaustivo, questo argomento così importante. Allora, i protagonisti, oltre a voi, li vedete qui sul palco, li vado a presentare. Abbiamo da sinistra Maurizio Bufi, presidente di ANAS, Associazione Nazionale Promotori Finanziari. Buongiorno Bufi. E alla sua destra abbiamo Luca Gavuro, segretario generale di Federagenti, Associazione Sindacale Agenti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi alla mia destra c'era un applauso, è partito, no? Qualcosa, no? Cioè, si è portato. Finale, finale. Era per tutti e due, però, non soltanto per Gavuro, se no poi. E alla mia destra abbiamo Paolo Righi, invece, che è il presidente di FIAIP. Lei ha. Parleremo dopo, quindi prepari una arringa difensiva. Allora, io voglio andare contro quella che è un po' sono i dettami della mia categoria, non voglio essere io il protagonista, ma dare subito la parola a loro per inquadrarci proprio bene questa giornata, questi lavori. Il tema appunto è l'Enasarco, non c'è bisogno che vi dica altro perché tutti voi lo conoscete molto meglio di me, la questione Enasarco. E allora, senza indugi, la parola a Maurizio Bufi. Prego.